Ivan Scudieri, ciao Ivan. Ciao Ivan. Ciao. No, ma ogni volta che fai questa presentazione fa sorridere. Siamo rimasti in tre a condurre sulle campagne. Nel senso che fa troppo caldo per stare in radio, no, a fare i programmi. Se non sei tu il conduttore di punto, non sono io, è un altro, diciamo. No, vabbè, che c'è, c'è Donato Martucci, no. C'è Francesco Capodanno, c'è Ernesto Cataldo, Vico Marcone, c'è Lello Delgro, ce ne sono tanti, dai. Ragazzi, Olsen sta facendo un partitone, vi volevo aggiornare. Siamo al terzo minuto di recupero, quasi al quarto, di Spagna-Svezia. Niente, Olsen, il portiere dell'Ardex Roma, Cagliari, adesso all'Everton, sta facendo un partitone. Para tutto. La palla non vuole entrare. La Spagna ferma sullo 0-0. Senti, a proposito di Spagna, Donato lo ha ribadito per tutta la serata come un refrain. Come ti spieghi tu l'assenza di Fabian Ruiz nel centrocampo spagnolo? Ragazzi, Fabio Ruiz, il centrocampo spagnolo, guardate che non è facile andare. Ah, è entrato all'87esimo. È entrato, miracolo, è entrato Fabio Ruiz all'87esimo. Ragazzi, è tanta roba il centrocampo spagnolo. Fabio Ruiz è bravo, ma ci sono altri giocatori che sono altrettanto bravi, quindi non è che hanno messo Mario Rui e questa è cattivella, come battuta, è molto molto cattiva. Senti, finalmente invece Yusai sembra che debba seguire Maurizio Sarri alla Lazio, oppure si parla del Liverpool, c'è un giornale di Liverpool che ribadiva l'interesse di Klopp per questo ragazzo. Secondo me sarebbe molto interessante, sarebbe una contraddizione, però meravigliosa contraddizione, vedere Yusai in una formazione come il Liverpool. Mi intriga tantissimo. Sai che cosa c'ha Yusai dalla sua parte? Yusai cosa ha? Lo sa, l'età, l'unica cosa che ha 27 anni, quanti anni ha? Ancora 28, giovane. 27-28 anni. Ivan, a proposito del valzer degli allenatori a cui abbiamo assistito quest'anno, no? José Mourinho alla Roma, Sarri alla Lazio, Spalletti al Napoli, Antonio Conte che è andato via e quindi ha lasciato a Simone Inzaghi questa patata bollente, poi ci abbiamo chiaramente Allegri che torna alla Juventus. A sensazione, secondo te, è ancora molto presto perché ci sarà tutto il mercato da fare, ma se volessimo fare una griglia di partenza per quanto riguarda l'appeal dell'allenatore, secondo te chi parte tra le prime quattro? Chi ha fatto il colpo più bello sul versante Mourinho. Panchina? Mourinho alla Roma, poi? Mourinho, Allegri, Sarri e Spalletti. Quindi queste sono le prime quattro squadre. Quindi Simone Inzaghi, secondo te, farà bene all'Inter, continuando il progetto tattico chiaramente di Antonio Conte, o secondo te era giusto cambiare proprio direzione? Perché io sinceramente non condivido la tesi di chi sostiene che Simone Inzaghi è stato preso perché fa anche lui il 3-5-2 come lo faceva Conte. Era molto più facile passare a 4 con Sarri, o no? Simone Inzaghi, secondo me, sarà quello che farà più fatica. Sono d'accordo. Perché non ha mai allenato tanti campioni. E allenare tanti campioni non è come allenarne pochi. Quindi credo che l'Inter, che ha anche una strategia, diciamo, di mercato che sembra andare nella spending review, rischia poi di perdere qualche posizione. Poi magari ci sorprende tutti e fa punteggio pieno. E Gattuso alla Fiorentina? È finita Spagna-Svezia, 0-0. 0-0. Gattuso alla Fiorentina? Gattuso alla Fiorentina, ottavo posto. Ottavo posto. Farà una buona stagione. Nonostante le buone intenzioni di Rocco Commisso, che gli vuole fare una squadra di tutto rispetto, gli vuole conservare Vlahovic, Milenkovic. Allora No. Senti, a proposito di pronostici, secondo te qual è la nazionale che alla fine trionferà in questo europeo? Perché prima, mentre eravamo in pubblicità con Francesco e con Donato, parlavamo di questo disordine creativo dell'Olanda, che si difende oggettivamente male perché ha preso due gol stupidi, no? Stupidetti dall'Ucraina. Ucraina, giusto, ricordo bene, però in attacco è davvero un bel vedere, no? Quindi è una bella squadra. Come e poi sempre c'è, l'Olanda. E poi c'è il Belgio di Dries Mertens, Lukaku, sì. Che secondo me De Bruyne, che potrebbe fare bene. Qual è la tua previsione? Ah, ragazzi, ma voi avete visto il girone di Francia, Germania, Portogallo? Mamma mia. Cioè il fatto che esca fuori una tra Francia, Germania e Portogallo al primo turno, è quasi una cattiveria, non avrebbero dovuto fare un girone così. Francia e Germania sono un po' la Germania è un po' come le macchine, no? Le sue macchine sempre abbastanza affidabili, quindi la Germania va in semifinale o in finale, la Francia ugualmente è fortissima,
L'Italia potrebbe essere proprio l'outsider. Dai. L'Italia outsider mi piace tantissimo, io sono convinto e ribadisco il mio concetto. Secondo me lo vincerà uno tra Belgio, Olanda come outsider, anche l'Italia la metto tra le outsider, ma secondo me il Belgio è la favorita in assoluto, come sarebbe anche divertente cambiare un po' registro. E non sta giocando De Bruyne? Perché non sta ancora giocando, sta ancora dolorante, ancora quello prese una bella botta. Esatto, sì, sì, in questo senso qui. Ivan, tornando alla trasmissione di domani, prima serata, cioè, non c'è domani? Ci sarà domani prima serata. Che peccato, volevo fare un bellissimo collegamento con l'altra puntata, dove hai parlato naturalmente di Lucio Battisti. Prima con il maestro Ermanno De Simone siamo andati a ripescare quella solo di chitarra di Phil Palmer, giusto? Ho detto bene, yes. nel nastro rosa, e quindi mi aspettavo che tu mi riprendessi insomma su questo discorso per farmi capire domani di chi parlavi, invece allora vi spiego, questi sono settimane mie molto itineranti. In questo momento vi parlo da Abano Terme, sono in un posto bellissimo, in un albergo straordinario. E ci sono tre piscine che non potrò vedere perché sono qui per lavoro, ma quindi stanotte ti puoi buttare in piscina. Dopo vi mando la foto. e settimana prossima sarò ugualmente anche in Toscana. Ad ogni modo, se riusciamo con Mojito a fare una mandragata, faremo una prima serata dedicata ad Edoardo De Crescenzo. Che meraviglia, bello. Che meraviglia. Sarà Edoardo De Crescenzo. E allora salutiamo e ringraziamo Ivan Scudieri, conduttore di Radio Amore, di prima serata. Un abbraccio a te, buon lavoro.